invochiamo la tua presenza, vieni Signore. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni consolatore, dona pace ed umiltà. Acqua viva d'amore, questo cuore offriamo a te. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Vieni su noi, Spirito. Vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo Spirito. Carissimi, questa sera siamo dinanzi alla chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie, all'interno di questo tempio è custodita da secoli la venerata immagine della Madonna delle Grazie. Questa piccola chiesa cappuccina, un tempo sperduta sul costone della montagna, è quasi irraggiungibile dalla maggior parte delle persone per via di un semplice e accidentato sterrato che la collegava al centro abitato. Oggi è divenuta, con la presenza di Padre Pio, la meta desiderata, preziosa custode delle meraviglie del Signore. Quanti pellegrini, anche dai luoghi più lontani del pianeta, hanno affrontato difficoltà di ogni genere, non ultime le resistenze interne e personali, prima di varcare finalmente la soglia di questa porta santa, sicuri che ne sarebbero usciti completamente rinnovati, rinati. Proprio per questo il Santo Padre, San Giovanni Paolo II, volle concedere a questa umile chiesetta il grande privilegio dell'indulgenza, accostandola di fatto in dignità alla Chiesa Madre di tutti i Francescani, Santa Maria degli Angeli, detta Porziuncola, in Assisi. Con i pellegrini di ieri, di oggi e di domani, vogliamo ora vivere questo momento di preghiera, sentendo ormai prossima la festa liturgica di San Pio da Pietrelcina. Dal Vangelo di Luca. Un giorno Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. I discepoli erano con lui ed egli pose loro questa domanda: le folle chi dicono che io sia? Essi risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia, altri uno degli antichi profeti che è risorto. Allora domandò loro: ma voi chi dite che io sia? Rispose Pietro: il Cristo di Dio. Egli ordinò loro severamente di non riferirlo ad alcuno. Il Figlio dell'uomo, disse, deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Poi a tutti diceva: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la salverà. Dagli scritti di Padre Pio. Iddio solo sa
quante dolcezze provai, massime dopo la messa, tanto che le sento ancora in me. La testa ed il cuore mi bruciavano, ma era un fuoco che mi faceva bene. Oh, se in questo momento, che sento quasi ancora tutto, mi riuscisse di seppellire sempre nel mio cuore queste consolazioni, certo sarei in paradiso. Quando mi rende allegro Gesù, quanto è soave il suo spirito. Come ha detto all'inizio, siamo qui davanti alla chiesetta di Santa Maria delle Grazie. E quanti pellegrini sono venuti qui nel passato e anche nel presente per chiedere una grazia o semplicemente per riposarsi dopo un lungo periodo di stanchezza e anche di allontanamento dalla fede. E ancora oggi, come dicevo, quanti pellegrini chiedono questo. Abbiamo ascoltato un brano del Vangelo di cui parla di questi discepoli che iniziano a sentire la stanchezza del cammino insieme a Gesù, tanto che Gesù inizia a dire: ma chi sono io per voi? Perché inizia a fare un po' di sintesi e molti dei discepoli lo lasciarono, proprio perché il cammino iniziava a diventare anche forse un po' più faticoso. Abbiamo ascoltato come Gesù inizia a parlare della sua morte e da un Gesù che fa miracoli, un Gesù che fa delle promesse, adesso dice che bisogna quasi odiare la propria vita per salvarla. Quindi ci insegna questo paradosso. E pensavo come ad ognuno di noi quando si approccia a una cosa nuova, una università appena iniziata, o anche quando si inizia a conoscere nuove persone, quindi nuove amicizie, soprattutto in questo periodo, o meglio il periodo che è appena passato, quello dell'estate, quante cose, soprattutto le cose nuove, ci danno una carica, un entusiasmo. Però non può essere sempre così. E questo è successo anche ai discepoli. Hanno iniziato la fase degli inizi, del forte coinvolgimento con Gesù, come dicevo, Gesù che fa miracoli, Gesù che fa delle promesse, e poi inizia una fase di discesa, una fase di stanchezza. Ho letto qualcosa su Santa Teresa d'Avila e mi ha sempre colpito quando lei testimonia come un periodo della sua vita è stato un periodo molto difficile, tanto che lei diceva: nonostante sono monaca, vivo nelle frivolezze, un periodo di stanchezza. Oggi siamo qui davanti a questa chiesetta e preghiamo San Pio di assisterci soprattutto in quei momenti in cui è difficile vedere la luce e soprattutto ci sentiamo stanchi. Le cose che abbiamo iniziato in realtà adesso iniziano un po' a stufarci. Preghiamo anche per tutti quei pellegrini che a causa del Covid o a causa anche di condizioni esterne non possono essere qui con noi anche in questi giorni di festa, che però desiderano chiedere la grazia di una rinascita. Affidiamoci a San Pio e affidiamo soprattutto il nostro futuro, che non sarà esente anche da momenti di fatica. Fratelli e sorelle, abbiamo nei cieli un Padre buono e ricco di misericordia. Perciò, confidenti, lo invochiamo dicendo: Padre misericordioso, aiutaci. Padre misericordioso, aiutaci. Perché l'esperienza del perdono sia per la Chiesa la più efficace testimonianza della sua vocazione e delle sue origini, il costato di Cristo. Preghiamo. Padre misericordioso, aiutaci. Per i frati che hanno l'onore e il compito di custodire questo Tempio e accogliere i pellegrini, possano imitare il santo confratello Padre Pio nella dedizione e nella pazienza. Preghiamo. Padre misericordioso, aiutaci. Per i pellegrini che hanno continuato a varcare questa porta con il desiderio di incontrare il Signore, il loro desiderio di conversione e vita nuova sia premiato con la certezza di un abbraccio paterno. Preghiamo. Padre misericordioso, aiutaci. Per tutti i devoti e figli spirituali di Padre Pio,
che pur desiderandolo tanto, non possono giungere fisicamente dinanzi a questa porta, perché impossibilitati da una sofferenza fisica, per limiti economici o per qualsiasi altro motivo, possano avere la certezza che i loro cuori battono all'unisono con quello di Padre Pio e che lui stesso li presenta in offerta gradita alla Vergine Maria delle Grazie. Preghiamo. Penso che ognuno di noi porta nel cuore delle esigenze particolari, casomai avverte l'urgenza di una preghiera che forse non riesce ad esprimere da solo, ha bisogno di una comunità che lo sostenga. E forse tanti arrivano qui e portano ai piedi di Padre Pio, perché possa intercedere, le preghiere di tanti che sono ammalati e che casomai non possono recarsi più in questo luogo. E allora, ecco, in questi istanti di silenzio che seguiranno, vogliamo proprio presentare al Signore tutte quelle preghiere nascoste, quelle che sentiamo urgenti nella nostra vita in questo momento, ma soprattutto quelle preghiere che ci sono state consegnate, affidate dai nostri fratelli e dalle nostre sorelle, soprattutto se infermi, sole e abbandonate. O Padre, lo Spirito che dal giorno del battesimo abita in noi, faccia della nostra preghiera un sacrificio di lode a te gradito. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Ed ora, prima di concludere, tutti insieme, sentendoci fratelli, vogliamo rivolgerci a Dio chiamandolo Padre con le parole che ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione della Vergine delle Grazie di San Pio da Pietrelcina, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Nel nome del Signore. Andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Immagine di Cristo, segnato del suo sangue, effigie della croce nel corpo della Chiesa. Tu sai, con Cireneo, cos'è la tua carne, compire i patimenti del nostro Salvatore. Tu sai, buon Cireneo, cos'è portare il peso
che grava sulle spalle di tanti tuoi fratelli. Immagine di Cristo, segnato del suo sangue, effigie della croce nel corpo della Chiesa.